Siamo qui allo Spugnificio Meridionale con i rappresentanti di questa importantissima azienda radicata da tantissimi anni sul territorio, una delle più importanti nella produzione, nella trasformazione, nella lavorazione di spugne, di panni, di materiali in alluminio e di prodotti per la casa in genere. Comunque oggi siamo qui perché stiamo rappresentando una situazione assurda, una situazione che rasenta il ridicolo, di cui si è parlato in questi giorni e nelle ultime settimane anche sugli organi di informazione. Sono state raccolte delle firme da parte di tutti gli imprenditori che hanno i loro opifici, le loro aziende su questa importantissima arteria che collega Andria a Trani. E poi per quanto riguarda i guardrail sono troppo stretti, quindi non riescono a fare le manovre utili per entrare. Io avevo chiesto al geometra della viabilità, avevo chiesto di spostare il guardrail di un metro e per 20 metri, quindi così poteva il bilico o l'autotreno entrare facilmente. Quindi per un metro di spostamento non è stato possibile, in quanto hanno chiesto chi ci paga. Allora, qui abbiamo due problemi, due ordini di problemi. Il primo è il fatto che non sarà realizzato un ponte, di cui parliamo da tempo, che è quello che avrebbe dovuto consentire a un certo punto di fare inversione di marcia, per cui siete costretti per arrivare nelle vostre aziende a percorrere 8 chilometri verso Trani e poi rientrare di altri 6 chilometri, esatto, quando l'azienda di fatto dista soli 2 chilometri da Andria. Con 2 chilometri riuscivo ad entrare, adesso devo fare 14-15 chilometri. Per cui questa è una prima problematica importantissima, perché molti... Poi io che esco sempre fuori, non faccio 14-15 km, ne faccio 60. Infatti, e forse di più pure nel pomeriggio, che devo rientrare di nuovo, nel girare, mi tocca fare tanti chilometri al giorno. Per cui parliamo di aziende appunto che hanno necessità di avere contatti con le città, sia per motivi banche, fiscali, per... tutto il sistema delle banche. Per cui il problema si moltiplica praticamente. Allora, questo è un primo problema. Abbiamo saputo che per realizzare questo ponte addirittura servirebbero 2 milioni di euro, cosa che praticamente non si farà più a questo punto, inutile illudersi, mentre raccontava lei di un'altra problematica, cioè le complanari che praticamente sono impraticabili, sono strette, non consentono ai tir, agli autoarticolati, ai bilici di fare manovra. Non hanno fatto senso unico queste complanari, dovrebbe essere un doppio senso per avere la stessa viabilità di una volta. Senta, lei mi ha parlato di un metro, per cui diciamo che il problema sarebbe stato anche risolto in maniera più semplice. Per tutte le aziende esistenti nelle complanari, se loro facevano uno spostamento di 20 metri, di guardrail per un metro di spostamento, avrebbero risolto già un problema e con poca spesa. Senta, questo presuppone il fatto che loro non abbiano tenuto conto nel progetto di questa problematica. Voi non siete mai stati consultati su questo? Non c'è mai stato un tavolo di concertazione per comprendere anche le esigenze delle aziende? No, il progetto ha camminato praticamente come al solito, in solitudine. Non so come l'hanno combinato, come l'hanno fatto, se è stato stralciato più volte, perché sicuramente c'è una problematica di fondo lì, perché non si capisce i motivi, che non esiste nessuna città complanare in questo modo, tutte le complanari sono a doppio senso. Senta, paradossalmente dopo decenni che si aspettava il rifacimento di questa strada siamo caduti nella problematica opposta, addirittura si andrebbe ad alimentare ancora di più il traffico, perché dover fare due volte il tratto Andria Trani per arrivare a un'azienda significa moltiplicare anche la viabilità e il traffico, per cui non abbiamo neanche risolto i problemi di sicurezza, se vogliamo. Senta, un'altra riflessione, lei da tanti anni è qui in città ad Andria, anzi le riconosciamo il fatto che quando altre aziende sono scappate via da questa città, verso Corato, verso Molfetta, lei invece con la tenacia ha preferito. Mio territorio, quello che era il... Però oggi la delusione la sente ancora di più, probabilmente. Perché mi hanno creato un problema grosso, anche economicamente, per quanto riguarda i valori, sono diminuiti. Per cui già si avverte un calo. Tra l'altro i lavori stanno creando difficoltà. Gente che non vuole venire più né a scaricare, per motivi proprio che non può girare, e quindi per non rompersi, diciamo, sicuramente, certo, per non creare e quindi danni. Hanno già difficoltà, chi veniva a comprare non vuole venire perché mi deve fare tanti chilometri e quindi non gli conviene più, sono tante di quelle cose che ci hanno creato problemi, da stare bene prima stiamo male oggi.
Bene, la situazione so che la state affrontando anche in maniera unitaria, avete fatto una raccolta firme, una petizione, so che ci sono delle perizie tecniche che probabilmente farete, c'è un impegno anche del nuovo presidente della provincia, ma di fronte ai soldi credo che qualunque impegno possa essere ritenuto abbastanza, diciamo, istituzionale, quasi di routine. Qualche associazione in verità vi ha dato anche sostegno, ricordiamo ieri sulla stampa un'impresa è intervenuta a sostegno delle vostre ragioni. E questo veramente può essere un motivo di dissuasione, cioè sarebbe veramente drammatico pensare che laddove un'opera pubblica viene realizzata per agevolare il territorio, lo sviluppo economico, sia addirittura un deterrente. Qualche volta sembra quasi fatto apposta, se volessimo fare una battuta. Naturalmente non crediamo sia così, né tantomeno possiamo pensare che possa essere così, però il problema c'è e credo che qualcuno importante, nel senso che ha il potere e il dovere, aggiungo io, di farlo, crediamo che lo debba veramente fare. Vedete questa situazione, appena usciti proprio dall'ingresso di questa azienda, già abbiamo a ridosso proprio del cancello la viabilità ordinaria e qui vi parliamo di migliaia di macchine che attraversano questa zona ogni giorno, tra cui molti mezzi pesanti, perché appunto sapete l'Andrea Trani è un'area densamente ricca di opifici, di aziende, di fabbriche, soprattutto di aziende di estrazione del marmo, per cui veramente una viabilità pesante, imponente, che richiede anche sistemi di sicurezza importanti che evidentemente non sono stati completamente previsti. Ci diceva in merito ai guardrail, quando parliamo di arretrare il guardrail di un metro parliamo di quello di fronte a noi, lo vedete, che è lungo una ventina di metri e che in realtà non avrebbe causato alcun disagio, credo, lo spostamento di un metro all'interno, visto che tra l'altro l'area lo consente. Invece siamo a testimoniare, vedete, questa arteria stradale, la Complanare, a senso unico, ricordiamolo, noi siamo qui praticamente a ridosso di un'azienda a 3 metri e i tir ci passano a pochi centimetri. Parliamo veramente di una pericolosità unica, tra l'altro vedete l'accesso all'azienda, quanto è sacrificato, ed è ovvio che i mezzi pesanti hanno difficoltà proprio ad accedere alle aziende, tant'è vero che, come raccontava il signor Sgaramella, ci sono già procurati dei danni involontari evidentemente, però dovuti proprio al fatto che l'accesso è difficoltoso. Naturalmente adesso la viabilità è tutta su queste arterie, perché i lavori stanno interessando la parte centrale della strada provinciale che collega Andria alla città di Trani. Vedete, addirittura ci sono dei sorpassi che vengono effettuati su questa arteria stradale, sulla Complanare, a senso unico. Stiamo proprio, siamo alla follia naturalmente, ma questo poi bisogna dire che se si non è nulla di nuovo. Se si blocca un tir, deve passare un'ambulanza per un'emergenza, blocca tutto il traffico, è già caduto. Quanti metri è questa qua la strada? 5 e mezzo. Parliamo di una Complanare larga appena 5 metri, dico appena perché, ripeto, qui dovrebbero e devono passare dei bilici, dei tir, degli autotreni di grandissime dimensioni. Tenete conto che, essendo una strada a senso unico, accadrà evidentemente l'inevitabile nel momento in cui qualche automezzo dovesse avere delle avarie o comunque ci dovesse essere qualche incidente stradale, con l'arteria Complanare che verrebbe completamente ostruita, quindi bloccata, senza neanche la possibilità di accesso da parte dei mezzi di soccorso, delle autoambulanze, pompieri, vigili del fuoco e quant'altro. Questo è già accaduto una volta, hanno dovuto questi qui dei marmi hanno dovuto tirare dentro il tir Proprio durante i lavori che si stanno eseguendo qualche settimana fa c'è stato già un episodio di questo tipo, e solamente grazie all'intervento di aziende dotate anche di strumenti idonei il tir è stato
portato all'interno di un'azienda di marmi ed è stata liberata la carreggiata, altrimenti sarebbe rimasta veramente completamente bloccata. Noi abbiamo testimoniato oggi questo disagio, la cosa che più ci dispiace è che tutto questo in una progettazione così importante, anche dal punto di vista economico, non sia stato tenuto in considerazione o perlomeno non si è studiata, approfondita la tipologia di aziende che si andava a che questi lavori avrebbero in qualche modo interessato. Quindi sono aziende che di propria natura hanno necessità di avere rapporti con mezzi pesanti, anche l'ambulanza, se ci consentite, in questo caso, per poter arrivare qui dove siamo noi, praticamente nella parte da Trani verso Andria, a 2 soli chilometri da Andria. L'ambulanza per arrivare qui da noi deve percorrere 6 chilometri fino a una rotatoria, una delle tante, io aggiungerei anche inutili, rotatorie che sono state realizzate, per poi percorrerne altri 6 per arrivare qui da noi e farne solamente 2 per arrivare ad Andria. Cioè un'assurdità, nel senso che per fare soli 2 chilometri bisogna farne 14. Questa è una cosa veramente ridicola, se ci consentite, però non è storia, non è leggenda, è purtroppo un'amara, amarissima realtà. Non spendevano niente. Vedete la viabilità che, seppur temporaneamente, però i lavori stanno perdurando da molti mesi ormai, per cui è una temporaneità lunga. Seppur temporaneamente, vedete che queste arterie così strette, così pericolose, di fatto stanno ospitando la viabilità ordinaria, i pullman, i tir, gli autotreni. È una cosa veramente preoccupante, specie se teniamo conto che a soli 3 metri neanche di rientranza ci sono gli accessi alle aziende. Vedete i mezzi pesanti delle aziende di lavorazione del marmo che sono in questa zona. L'unica viabilità al momento è proprio questa di queste arterie. Quindi un ponte evidentemente indispensabile, ma non solo il ponte, anche una rotatoria per poter consentire la di abbreviare il tratto con l'inversione di marcia, avrebbe anche smaltito questo traffico, perché il traffico che vedete su questa arteria è alimentato proprio dal fatto che molti di questi veicoli devono raggiungere aziende che distano a pochi chilometri da Andria, però sono costretti a farne 14 o al limite massimo anche 16, perché quello è il tratto fino al punto in cui c'è la possibilità di fare inversione, praticamente quasi a Trani. Sono 8 chilometri, 8 verso Trani e 8 verso Andria, per cui è veramente un'assurdità. Vedete le difficoltà di far manovre, eppure stiamo parlando di un mezzo non particolarmente ingombrante, figuratevi quando invece ci troviamo di fronte a dei tir, a dei bilici, a degli autotreni. Dobbiamo tenere conto anche che qui verrà lasciato praticamente uno spazio tra la carreggiata centrale e la complanare, verrà lasciato uno spazio di quanto? Perché lì ci sarà la carreggiata, questo è il canale, questo è troppo come spazio, mi bastava mettere 1 metro avanti qua, con 1 metro avanti si risolveva il problema. Quindi questa parte che dividerà la carreggiata dalla complanare assolutamente non serve a niente, tra l'altro sarà un metro di asfalto qua, ci voleva solo 1 metro di asfalto e basta. Sarà anche ricettacolo di rifiuti, di erbaccia, porcherie, e problemi igienici e tutto quanto. Per cui tutto si poteva
mettere vicino al canale, si poteva fare, la strada era grandissima. Asfaltando anche questa parte, chiaramente. A che serve tenere questa porcheria qua? Che avremo sicuramente erba, erbacce. Dicevo, questa arteria è anche attraversata da molti agricoltori che hanno i loro accessi ai fondi, per cui quel problema di cui parlavamo di dover arrivare al proprio fondo a 2 chilometri da Andria, però dovendone fare praticamente 14 per i mezzi da lavoro degli agricoltori, il problema si moltiplica in maniera esponenziale. C'è un'assurdità, questo pezzo di terreno lasciato vuoto per non spendere un altro 4 soldi, cioè, ma è una cosa assurda, nel 2016 un'altra spesa quanto poteva essere di campi asfalto qua, e siamo, vabbè, è inutile, queste sono le cose all'italiano, non c'è niente da fare, queste sono le cose all'italiano.